questo in dialetto si chiama parpagno, non lo so come ci hanno messo questo nome, è una tavola, diciamo, una semplice tavola rudimentale con tre tacche, la quale, quella centrale va dove va la piantina e gli altri due sono state messe sempre tramite questa, la linea di squadro, per segnare. Quindi noi, dopo aver fatto la buca, posizioniamo la volgarmente detta parpagna e iniziamo a mettere la piantina nella buca. Okay. Dopo che ci siamo accertati che la profondità va bene, avviciniamo la parpagna, okay, e cerchiamo di sistemare la piantina, okay, facendo attenzione al punto di innesto. Il punto di innesto va sempre rivolto verso la direzione del vento dominante. Il vento dominante in questo caso da noi è il ponente, che arriva anche a soffiare a 40 all'ora. Nel caso facessimo il contrario, per non cultura o per distrazione, andrebbe fatto così e quindi andrebbe sottovento, il vento dominante tira da lì, essendo da lì sottovento spingerebbe qui e la romperebbe, specialmente nei primi anni con il peso dei frutti e con il peso stesso della pioggia, quando piove si bagna la chioma e così. Quindi punto di innesto nella direzione opposta al vento dominante, parpagna ed è fatta. E adesso possiamo tappare, è tutto finito. Le prime battute proprio con le mani stesse, così a mani nude, chi usa i guanti, chi no, io i guanti con la terra asciutta e al caldo non mi piacciono. Poi si ci fa una calpestata e poi gli facciamo la conga.